In questi ultimi 5 anni il cinema greco si è fatto onore. Molte produzioni elleniche hanno partecipato a festival internazionali, ottenendo riconoscimenti. Anche il Festival Internazionale del Film di Atene presenta molti film greci. Quest'anno, con la 19ª edizione, sono stati segnati nuovi record, con 15 debutti assoluti e 78 nuovi cortometraggi. La nuova generazione di cineasti greci è valida, sono molto raffinati, ben preparati, mentalmente aperti. La ragione sfortunatamente risale alla crisi, perché si diventa molto sensibili ai problemi sociali e attenti alla descrizione della realtà. Penso inoltre che questo boom del cinema greco, questa fioritura sia stata preparata negli anni passati ed ecco perché ci sono questi frutti. Il film Settembre narra la storia di Anna, che vive col suo cane in un piccolo appartamento. Si tratta di una storia di solitudine e di tragedie personali che diventano il paradigma della società greca. Settembre è stato presentato con successo a festival come il Carlo Vivari e quelli di Toronto e Amburgo. Non hai genetria? Hai. Ho genetria. Il cinema è più accessibile a chiunque voglia avere questa esperienza, nel senso che è più facile oggi poter girare un film rispetto al passato. Il cinema greco si sta espandendo a livello internazionale con le coproduzioni. I produttori stranieri hanno fiducia nei registi greci, ma non credo che questo cinema abbia un grande futuro perché non si possono fare soltanto film a basso costo. Il cinema greco è di moda e avanza senza il sostegno dello Stato e di fondi privati. Ci vuole però una migliore organizzazione. Του κράτους ή των ιδιωτών, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ πιο σχεδιασμένη στήριξη. Luton è la prima prova di Michalis Constantatos. Era un progetto presentato nel 2011 col programma L'Atelier della Cine Foundation al Festival di Cannes. Il debutto è avvenuto al Festival di San Sebastian. Jimmy è uno studente delle superiori di 17 anni, Mary un avvocato sui 30 anni, Makis un cinquantenne proprietario di un piccolo supermercato. Sono 3 storie diverse viste nell'intimo del loro quotidiano, ognuno che lotta col suo futuro. I film greci sono fatti da cineasti estroversi e trasparenti. Affrontano storie dal profilo universale, non soltanto relative alla situazione greca. Resta il fatto che un regista greco non ha soldi ed è difficile girare da noi. Il motivo per il quale si continua a fare film dipende dal fatto di poter disporre di truppe e tecnici che sono disposti a fare sforzi incredibili. Ci si sostiene mutuamente e lo si fa senza soldi, ma non si può continuare così. Alexandros Avranas, col film Miss Violence, ha vinto il Leone d'Argento al Festival di Venezia e l'attore Temis Panu ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore. Con quest'opera la produzione Faliro dimostra di essere capofila in Grecia. Scegliamo cineasti che hanno una visione personale, che sono all'avanguardia del cinema greco, per questo i loro film ottengono così grandi riconoscimenti all'estero. Dipende dal loro linguaggio cinematografico, che afferra una verità che non riguarda soltanto la Grecia, ma l'intera situazione internazionale. La critica internazionale cataloga questa nouvelle vague del cinema greco come una specie di magia, ma l'impatto internazionale c'è. I film greci hanno ottenuto in questi anni una 30ina di grandi riconoscimenti internazionali. Si tratta di film dall'alto contenuto sociale e umano. Quella greca è una cinematografia che fiorisce nonostante le grandi difficoltà in cui versa il paese.